Dove era il 15 febbraio 1998? Conosceva Dale Pike. La polizia di Miami affronta Chico Forti con una serie di domande immediate dopo il ritrovamento del cadavere di Dale Pike il 18 febbraio. Era il giorno fissato per l'incontro con Tony Pike, padre della vittima, per finalizzare la vendita dell'hotel a Ibiza. Quella giornata però porta invece a una dolorosa scoperta per l'italiano. Appresa attraverso i giornali, Dale Pike è stato trovato ucciso a Sewer Beach, una spiaggia frequentata da surfisti e coppie gay a Miami, non lontano dal Rusty Pelican, il ristorante dove l'aveva lasciato. Apprende che Pike è stato colpito due volte alla nuca con una calibro 22, era nudo e presentava segni di sevizie. Quando convocato dalla polizia, Chico Forti è visibilmente sconvolto e disorientato. Afferma di non sapere altro oltre a ciò che ha letto sui giornali. Ignora che vicino al cadavere di Pike la polizia ha rinvenuto una scheda telefonica, la quale ha registrato le sue chiamate senza risposta. Queste chiamate sono state fatte proprio da Forti mentre era in aeroporto il 15 febbraio, nel tentativo di incontrare Pike. In questo stato di confusione l'imprenditore dice un'assurda bugia. «Ero a casa mia, non lo conosco questo signore». Secondo la difesa, si tratterebbe di una bugia scaturita dalla paura, un momento di imprudenza. Ciò gli costa molto, soprattutto in termini di credibilità. Lo realizza quasi immediatamente, tanto che, dopo aver consultato la moglie, decide di tornare dalla polizia per chiarire la sua posizione. Presenta agli inquirenti i documenti che confermano la trattativa per l'acquisto del Pike's Hotel e fornisce spiegazioni. «Ecco, questi signori Pike volevano vendermi l'albergo. Avrei dovuto incontrare padre e figlio insieme, ma alla fine il padre non è venuto». Racconta dell'incontro difficoltoso con Dale in aeroporto, dovuto al ritardo del suo volo e al passaggio fino al ristorante. Spiega anche di aver acquistato i biglietti aerei per i Pike. Nel frattempo, la polizia di Miami inizia a sospettare non solo di lui, ma anche del suo vicino di casa Thomas Knott. Quest'uomo, infatti, aveva recentemente acquistato una pistola calibro 22 utilizzando la carta di credito di Forti, coincidenza con l'arma usata per uccidere Dale Pike. L'italiano però non è al corrente di questo fatto. La polizia americana sospetta che i due siano complici e responsabili dell'omicidio in concorso. Gli agenti di Miami quindi convocano immediatamente Forti e lo interrogano per 14 ore senza informarlo del suo diritto di chiamare un avvocato che lo assista, violando così le norme della giusta difesa. L'imprenditore italiano, solo, estremato, non cede e non ammette di aver commesso l'omicidio. La polizia americana tenta di confonderlo, raccontandogli bugie. Anche il padre Tony Pike è stato ucciso. Si trova circondato e probabilmente molto confuso. Non riesce tuttavia a gestire la situazione e viene accusato di omicidio volontario, concorso in frode e circonvenzione di incapace a causa dell'acquisto del Pike's Hotel. Gli investigatori ritengono che avesse intenzione di truffare l'anziano milionario Tony Pike, affetto da demenza senile, cercando di convincerlo a vendere l'hotel in Spagna a un prezzo inferiore al suo valore di mercato e che, una volta scoperto dal figlio Dale, lo abbia ucciso. Il processo per frode e circonvenzione viene fissato per il 18 ottobre 1999. Nel frattempo, Chico Forti ottiene la libertà su cauzione con molta fatica grazie al suo primo avvocato, Pamela Perry. Il procuratore fissa la cauzione a 10 milioni di dollari, una cifra esorbitante che Chico Forti non può permettersi, ma il suo difensore riesce a farlo uscire impegnando tutti i suoi beni. Perry è un abile avvocato e sta preparando una difesa accurata, ma avviene qualcosa di incredibile. L'11 ottobre 1999, la polizia torna a bussare alla porta dell'imprenditore italiano. «Enrico Forti, lei deve seguirci, è accusato di omicidio». Forti balbetta. «Omicidio? Ma non dovevo essere processato per frode?» «Cosa sta succedendo?» Lo stato della Florida ha abbandonato l'accusa meno grave di frode e ha cambiato il capo d'imputazione, ma in modo alquanto inusuale. La data del processo viene fissata per il 22 maggio 2000, ma nel frattempo l'imputato deve rimanere in carcere. A quel punto entra in scena un nuovo avvocato, Ira Lowy.
Benché goda di una buona reputazione, si dimostra meno abile di quanto ci si aspettasse. Tutti i suoi tentativi di ottenere la libertà su cauzione finiscono in fallimento. Il 15 giugno 2000, dopo soli 24 giorni di udienze, la giuria popolare emette la sua sentenza: guilty, colpevole. Il giudice pronuncia la condanna all'ergastolo e la motivazione è estremamente breve. Per aver personalmente e o con altra persona o persone allo stato ancora ignote, agendo come istigatore e in compartecipazione, ciascuno per la propria condotta partecipata e o in esecuzione di un comune progetto delittuoso, provocando dolorosamente e preordinatamente la morte di Dale Pike. Il percorso legale di Chico Forti si traduce in una serie di tentativi infruttuosi per ottenere giustizia. Dopo la condanna all'ergastolo nel penitenziario di Miami, i suoi avvocati cercano ripetutamente di appellarsi il 18 luglio e l'8 agosto 2000, ma senza successo. Anche la richiesta di revisione, presentata il 23 luglio 2004 tramite un nuovo studio legale, non porta alcun risultato positivo. Per Forti, questi anni di prigionia significano una separazione dolorosa dalla sua famiglia, che si è trasferita alle Hawaii, mentre nel 2001 perde anche suo padre, Aldo, incapace di sopportare la sofferenza. Prima di morire Aldo, affida la causa allo zio, Gianni Forti, che la assume come missione personale. Durante la detenzione, Chico Forti inizia a sospettare delle pratiche legali irregolari del suo avvocato difensore, Ira Lowy. Forti scopre che Lowy ha agito sia come suo legale che come pubblico ministero nel processo di altri detenuti. Questo solleva una domanda importante: come poteva Lowy ricoprire entrambi i ruoli senza conflitto di interessi? La criminologa Roberta Bruzzone, che nel 2009 cerca di dimostrare l'innocenza di Forti, rivela che Lowy aveva presentato una fotocopia di un documento falsificato per giustificare il suo doppio incarico. Bruzzone, specializzata negli Stati Uniti, prepara un rapporto per sostenere la causa di Forti presso il governo italiano e il magistrato Ferdinando Imposimato si unisce a lei in questa battaglia. Il documento afferma: l'originale dell'atto di cui parlava Lowy non è mai stato trovato, ma c'è di più. Durante il processo la difesa si è distinta per gli autogol messi a segno. Senza che Chico Forti lo sapesse, accusa e difesa avevano accettato di non dire alla corte che Forti era stato prosciolto dall'accusa di truffa, che era incensurato ed era stato scagionato dalla macchina della verità, mentre lo stesso Thomas Knott aveva dovuto ripetere la prova del poligrafo 4 volte e i risultati erano stati secretati. Emergono ulteriori dettagli intriganti quando si scopre che il giudice Victoria Plaetzer, responsabile della sentenza dell'ergastolo, aveva fatto parte dell'equipe investigativa nel caso Versace. Coincidenza, nella stessa squadra erano inclusi anche 2 detective che avevano guidato le indagini sull'omicidio di Pike. Un insieme di coincidenze da indagare più a fondo.